Uè ragazzi e bentornati! La Epic Games finalmente ha rilasciato le note per quanto riguarda il lama compleanno e diciamo tra molte virgolette il futuro di Salva il Mondo. Beh, sei curioso di vedere cosa otterrai da questi lama? Continua a guardare il video. Allora, innanzitutto ci tengo a scusarmi se in questo video non vi sto facendo vedere un gameplay, ma dato che voglio essere il quanto più chiaro possibile questa volta, voglio che voi insieme a me guardiate appunto l'articolo ufficiale di Reddit, in modo che potrete farvi anche una vostra idea, qualora volete utilizzare anche voi Reddit per essere più aggiornati potete farlo, potete fare qualsiasi cosa volete, o semplicemente seguire il mio canale che porterà sempre questa tipologia di contenuti. Il secondo compleanno di Fortnite è quasi vicino, sono stati fatti un sacco di cambiamenti ad eroi e armi. Sono stati fatti un sacco di cambiamenti rispetto all'anno passato per quanto riguarda armi ed eroi. Ti stiamo dando l'opportunità di trovare questi oggetti, dicono, che magari è mancato durante l'anno. Torneranno tutti nel lama compleanno, nella versione 9.40. I lama del secondo compleanno di Fortnite sono pieni di armi ed eroi del secondo anno degli eventi di Fortnite. Attenzione, un lama costerà 1000 biglietti, quindi il doppio rispetto ai lama che abbiamo adesso. Però avrà chance molto più alte di dare progetti leggendari. Sempre con la prevenzione della duplicazione attiva, che significa che se noi un oggetto lo abbiamo già, in teoria non lo dovremmo ritrovare. Questo lama garantisce un'arma di un evento e un eroe in ogni lama, quindi ogni lama avrà per forza almeno un'arma evento e un eroe, con almeno uno tra i due leggendario, se non mitico, ovviamente dicono. Qualche volta possono essere entrambi leggendari. Attenzione, il lama prenderà qualsiasi oggetto evento che è mancato per finire la tua collezione. Per completare il tutto hanno completato una lista con quello che sarà possibile trovare in questi lama compleanno. Andiamo subito a darci un occhio. Allora, potremo trovare oggetti dell'evento invernale, road trip, Fortnite l'incubo, l'evento YAR, l'evento Frostnite, sessione folla, storie dall'aldilà e tempesta d'amore. Attenzione, sessione folla, storie dall'aldilà e tempesta d'amore rispettivamente solamente il Ser Lancillotto, lo spiedo di vapore, Ratata caposlitta e Re dei Ratti. Non fraintendetemi, ottime scelte. Nella sezione inverno avremo Ombra ammantata, Re dei Ghiacci, Sergente Bruma, Headhunter Allegro, il Frostbite, la Cacao 45, la Nota Dolente, Piccolo Aiutante di Babbo Natale, Jabber Focco, Valvassorre, il Basilisco, lo Scudiere Sincero, la Cicuta, lo Sbriciolatore, il Vento Benefico. Nell'evento Road Trip invece avremo Mazza Assalto Tattico, Tora Tuono, Fiona, Bianco Accecante, Ramirez, Linea Rossa, Rio Primo Colpo, Penny Tecnologia Vintage, Lince Frammento Selvaggio, Ken Infiltratore, Castigamatti, Macchina da Scrivere, quindi sì, si potrà trovare la Macchina da Scrivere, il Cannocchiale, lo Schioppo, attenzione raga, Macchina da Scrivere e Schioppo rispettivamente nei lama, il Lancia Bulling, il Dragone, la Duellante, l'Amo da Pesca, la Vecchia Bezzi e lo Sir Huti. Ci sono rispettivamente anche Lynx, Zenith Sotto Zero, Agente sul Campo Rio, Spada Tempesta Gendarme e Ragnarok. L'evento Fortnite l'incubo invece avrà Igor, medico della peste, artigliere, sentinella, Airheart, tramonto sanguigno, l'ultima parola, pistola fantasma, la pala sottoterra, la Met Candycorn, i due passi, spara manovella, cigno, giramondo e assale. Avremo la possibilità di trovare anche Calamity e Manny. Dopodiché l'evento Frostnite comprenderà Jingle Jazz, Krampus artigliere sentinella, la regina dei ghiacci, Spargi Zenzero, l'albero di luce, scoppiettatore, volontà del guardiano e la lama spettrale. Attenzione raga, anche qui ci hanno sorpresi. Dell'evento YAR potremo trovare l'ibrido, Kyle artificiere, coniglio luna mastino, occhio di falco coda di cotone, Kenley prescattante, Genesi bucaniere, Basco ossa incrociate, Girachiglia, cappa e spada, Hype corsaro, il cannoneggiamento, la doppia caldaia, il duetto, il corsaro, la vendetta di Jack, il pistone a vapore, la vaporizzatrice, il barone e il demolitore a vapore. Ok raga, io in descrizione vi lascerò anche il link di questo documento, voi potrete salvarvelo e spuntare appunto quello che avete, quello che non avete, eccetera eccetera. Vi do anche un piccolo consiglio, i lama in teoria vi danno ciò che non avete nel registro, quindi se volete trovare un'arma più volte vi consiglio di non inserirla nel registro. Siate sicuri di andare nello store il 25 luglio, ci dicono, perché ci sarà un lama compleanno disponibile gratis, disponibile fino al 28 luglio, raga. La parte della dupe protection la conosciamo, ve l'ho già accennata prima. Ci dicono appunto che i biglietti estate alla fine della stagione, perciò non il 16 luglio, ma quando sarà la fine della season, quando deciderà la Epic, i nostri biglietti avanzati saranno convertiti in lama fantascientifici e non in lama compleanno. Perciò raga, voi adesso vi tenete i biglietti, con questi biglietti comprate tutti i lama compleanno che volete e se alla fine vi avanzeranno 10 biglietti, 20 biglietti, 100 biglietti, 500 biglietti, vi daranno automaticamente
coi biglietti in lama compleanno, in lama fantascientifici, scusate, e non in lama compleanno, appunto. Infine ci dicono che qui abbiamo uno spoiler per quello che sarà la season 10. Quindi andiamo a vedere insieme? E beh, direi di sì, ci clicchiamo. Abbiamo un Kai mega base che... Ok, sta ballando, sta facendo una bella emozione su Salva il Mondo. Coming in season 10. Che dire, raga, io sono davvero davvero curioso di vedere il futuro di Salva il Mondo. Basti pensare che nella season 9 abbiamo avuto le armi fantascientifiche, il lama compleanno, abbiamo avuto le wargames endurance, abbiamo avuto tante tipologie nuove di wargames, soprattutto le wargames che sono un'introduzione nuova. Quindi chissà cosa ci riserva la season 10. Ok, questo è un piccolo spoiler. Ciò vuol dire che finalmente potremmo usare i nostri balletti della battaglia reale finalmente su Salva il Mondo, raga. Io per oggi non posso fare altro che salutarvi. Se avete domande fatemele pure nei commenti. Noi ricordate che ci vediamo con il video di domani. Ah, dimenticavo, in descrizione troverete il link con la lista completa degli eroi e delle armi ottenibili con il lama compleanno. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qua col video. Noi ci vediamo domani. Bella bella!